Siamo con coach Marco Calvani e Mattia Da Campo al termine di Agrigertocchio Zinuovi Civitus Allianz Vicenza, terminata 77 a 61 per l'Agrigertocchio Zinuovi. Coach, ti chiediamo un'analisi della partita. Sì, intanto vorrei fare i complimenti, li faccio sinceramente, non per luogo comune, ai nostri avversari. Li ho fatti personalmente al loro allenatore perché è una squadra che gioca con grande determinazione e si passa una palla, una bella pallacanestro. Veramente sono rimasto sorpreso, ma non certamente stasera la partita con noi, ma per quello che era stata la preparazione della partita. E quindi direi che questo ha accentuato sicuramente quello che erano le nostre difficoltà. E direi che nei primi due, il primo quarto soprattutto abbiamo assaggiato quello che loro sono bravi a fare sia in difesa che in attacco, e poi secondo, terzo e quarto quarto direi che l'imprinting difensivo c'è stato e comunque poi siamo arrivati comunque a fare quasi 80 punti, quindi direi che anche dal punto di vista offensivo la squadra si è espressa nei tre quarti sicuramente meglio, sia in difesa come ho già detto che anche in attacco. E era una partita insidiosa perché comunque Vicenza veniva da 5 vittorie su 7 perdendo dopo un supplementare a Bergamo con la partita che diciamo era abbastanza in mano loro, quindi direi che è una squadra estremamente giovane, allenata molto bene. Direi che insomma era veramente insidiosa, quindi sono contento che poi già dal secondo quarto abbiamo preso consapevolezza di quello che era la difficoltà della gara e poi insomma l'abbiamo instradata per come è stato. Pietro, domande? Ritengo che sia stata un'altra partita utile rispetto al concetto dei dettagli. Penso che inizialmente emotivamente la partita era un pochino mano loro, cioè li si rincorreva ma facevano quello che volevano. Poi pian pianino le cose sono cambiate, il momento è cambiato, l'esperienza. Però penso che squadre di questo tipo, con questo ritmo, soprattutto per loro, le partite magari diventeranno più ravvicinate in un secondo momento della stagione. Quindi penso che sia stato un bel allenamento, tra virgolette, da questo punto di vista. Considerato che forse un tipo gli assenti ha sempre ragione, spesso. Un giocatore come Planezio stasera a loro poteva dare molto fastidio perché sa fare, cioè, oscilla tra il post basso, sa anche giocare un pochettino lontano dal canestro. E quindi la sua assenza forse all'inizio un pochettino poteva essere un giocatore che poteva aiutare all'inizio, però Sì, la squadra ha guarda. reagito molto No, bene. concordo totalmente sulla tua analisi. Noi per nostra scelta, con grande rispetto di quello che abbiamo nei confronti di Vanessio, e credo che lui lo dimostra a noi e noi a lui, non parliamo degli assenti, perché io per primo non voglio dare alibi a me stesso. La squadra è questa, gli infortuni fanno parte del campionato. E quindi è una cosa dove bisogna essere bravi a saperla gestire. E direi che la squadra ha risposto all'assenza di un compagno, dando sicuramente quel qualcosa in più che è necessario contro un competitor assolutamente attendibile. E il fatto che Mattia sia qua è voluto per due ragioni: intanto perché lui si è sacrificato quasi tutta la partita nel giocare da 4 e quindi questo a denotare la disponibilità dei nostri giocatori nell'emergenza ad essere disponibili a fare qualsiasi cosa sia necessario per la causa della squadra. E poi perché Mattia sicuramente non ha attraversato un periodo così cristallino di pallacanestro e quindi direi che ha risposto nel modo giusto. Ci confrontiamo spesso con tutti quanti, Mattia come tutti gli altri ragazzi sono ragazzi di estrema onestà, disponibilità, grande lavoratore, però insomma ci tenevo che lui fosse qui perché, ripeto, quando attraversi un periodo un po' così non bellissimo dal punto di vista prestazionale vai anche un po' in discussione con te stesso, no? Quindi direi che con il campo ha risposto soprattutto prima di tutto a se stesso e se fosse necessario anche agli altri. Ne approfitto allora, gli faccio i complimenti. Purtroppo quest'anno non posso fare le pagelle, quindi, però stasera 7 te l'avrei dato. Ho visto
forse proprio molta più convinzione, cattiveria anche, sei, certe volte sei troppo bello da vedere, e forse ecco, bisogna essere un pochettino più cinici, però questa sera è stata sicuramente la migliore partita, perlomeno insomma, mi auguro che ce ne siano ancora di più belle, però ecco, sicuramente tra i migliori, forse il migliore anche stasera. Complimenti assolutamente, non volevo dimenticarmi il partito. Mattia, tu parli sulla partita? Sì, questa è una squadra assolutamente tosta, ce lo siamo detti tutta la settimana, lo sapevamo, arrivavamo da quarti in classifica, lo sapevamo anche, sappiamo le nostre forze, quello che siamo, sappiamo che se giochiamo tutti i 40 minuti poi è difficile stare in partita con noi. E ovviamente all'inizio hanno provato ad alzare l'intensità, come avete detto voi, a metterci le mani addosso, ed è durato quei 10-20 minuti. I miei spogliatori siamo detti, non possiamo immaginare di vincere tutte le partite di 20 all'intervallo. Stiamo lì, altri 20 minuti, maciniamo, e alla fine è quello che abbiamo fatto e penso si sia visto nel secondo tempo.